Allora, guardiamo un po' di numeri con il cartello numero 1. Quanti italiani vanno in vacanza? 49% nel 2008, 34% quelli previsti nel 2012, il 15% in meno. Allora, collegato con noi da Roma c'è il presidente della Federconsumatori, Rosario Trefiletti, che saluto. Allora, gli italiani, Trefiletti, non possono più permettersi di andare in vacanza? No, non se lo possono proprio permettere, ma insomma non era molto complicato e difficile, diciamo così, dare una risposta alle previsioni del 2012 per quanto riguarda il cosiddetto consumo turistico. Tutti i settori sono in forte contrazione dovuto a un potere d'acquisto ormai ridotto a livello infimo. Guardi Sottile, noi con Del Debbio ogni settimana valutavamo lo stato del potere d'acquisto delle famiglie nel nostro paese e insomma, ripeto, non era complicato dover dire che anche per quanto riguarda il settore turistico le cose non si sarebbero messe bene. Abbiamo già addirittura dei dati a consuntivo. Guardi, la stessa Riviera Romagnola, che è, diciamo così, la più abbordabile, quella che è caratterizzata dal consumo di massa, del turismo di massa, beh, insomma, sta soffrendo in maniera molto forte proprio la carenza di turismo, di cittadini, di famiglie che vanno a godersi una settimana, due settimane. Quindi siamo in una situazione veramente molto grave da questo punto di vista e ahimè mi piacerebbe tanto che ci fosse la perorazione come Jerry Calà che dice un'estate nel cuore, ma io vorrei tanto anche che oltre l'estate nel cuore ci fosse un'estate per le famiglie italiane Chiaro, che ahimè grazie. Non se lo possono permettere. Torno da lei tra poco, Trefiletti. Torniamo dal presidente di Federconsumatori, da Trefiletti. Allora, Trefiletti, non mi dica che anche lei ce l'ha con Monti, IMU, tasse, benzina, rincari. Allora, guardi Sottile, io ce l'ho sempre avuta con tutti quelli che non mi fanno sviluppare il paese, dando una risposta al lavoro, sì, che è il primo punto fondamentale per aumentare il potere d'acquisto delle famiglie. E poi naturalmente ce l'ho con chi sbaglia le politiche economiche. Se per fare il riequilibrio dei conti, che bisogna fare, che è necessario fare, non si fanno gli investimenti e non si fa sviluppo nel paese, ma si fa solo una contrazione attraverso una maggiore tassazione e via dicendo del potere d'acquisto, beh, è chiaro che io me la prendo anche con chi fa quella politica economica. Quindi il problema vero, lo ripeto, è certamente andare verso il riequilibrio, perché una famiglia, il paese famiglia, che spende di più di quanto incassa non va bene e poi succedono le cose che stanno succedendo anche adesso. Ma però bisogna pensare allo sviluppo. E chiudo dicendo, ma francamente, anche sulle questioni speculative a livello internazionale, ma si vogliono mettere mano alle speculazioni fatte dal sistema bancario, dal sistema finanziario, dalle agenzie di rating che stanno facendo il massacro anche democratico dei vari paesi? Trefiletti, ecco, mi faccia sentire l'onorevole.